Ora andiamo a vedere la canalizzazione del giovedì 1 ottobre 2015 mattino. La lettera A, assimilazione, Massada. Salve miei cari, io sono Crayon del servizio magnetico. Io so dove mi trovo e per chi sta ascoltando ci troviamo a Massada in Israele. Se non sapete cosa è successo qui storicamente, dovreste scoprirlo perché Massada ha una storia profonda per gli ebrei di questa terra. È più che profonda poiché definisce l'atteggiamento della civiltà che vive qui. Rivelerò alcune cose. Alcuni punti possono essere controversi, altri contraddire quello che vi hanno raccontato gli storici. Oggi esamineremo la lettera A, che sta per assimilazione. Prima di farlo, di solito rivelo una vicenda storica umana specifica e profonda, e lo farò anche oggi. Potete solo leggerla qui, dato che nessuno di voi era presente. Lo spirito c'era. Noi abbiamo visto l'umanità in una più bassa energia di sopravvivenza e abbiamo osservato gli ebrei proprio qui. In passato ho rivelato dei fatti storici controversi. L'ho fatto in Bolivia, non molto tempo fa, in un sito vecchio di migliaia di anni. Gli archeologi non riuscivano a capire perché si trovassero dei reperti che non erano originari, ne trassero delle deduzioni assolutamente sbagliate e nella mia canalizzazione ricordai loro che qualsiasi società, non importa quanto fosse antica, aveva i suoi musei. Gli archeologi avevano rinvenuto il museo di quel sito. Vi trovarono cose provenienti da altri posti, il che è tipico dei musei di tutto il mondo. Anche gli antichi onoravano i loro antenati e il loro passato. Coloro che studiano archeologia sappiano che non tutto è come sembra, solo perché è sotto uno strato di terra, nemmeno qui. Tutto è come sembra, Massada. O i racconti di questo posto storico sono esatti e i fatti fondamentali sono noti. Qui ci sono eroi, molto coraggio e assimilazione. Lasciate che vi racconti che cosa avvenne. Una storia nella storia. Ciò che dovete sapere di questa storia grandiosa arricchisce la storia già conosciuta. Vi dà la pura gloria e uno splendore che potreste non apprezzare. Erano ebrei e in cima a questo monte tutti loro sapevano una cosa. Avevano assimilato la verità della discendenza di Abramo. Conoscevano il Dio unico e conoscevano la loro storia. Conoscevano il Dio unico a cui si potesse parlare, il Dio unico dal quale potevano ricevere i comandamenti. Conoscevano la realtà di ciò che avviene dopo la morte, la conoscevano. I romani non avevano niente. Questo era prima dell'avvento di un pianeta monoteista. I romani avevano il loro Dio, che era un umano disfunzionale. I romani non sapevano quello che sapevano gli israeliti. Voglio che pensiate per un momento a come questo potrebbe influenzarvi. Se dovreste fare le scelte che furono fatte su questo monte, voglio che sappiate una cosa: i 10 che rimasero, dopo aver ucciso le loro stesse famiglie, non erano addolorati o erano tristi per ciò che era successo, ma sapevano con certezza che cosa c'era in serbo per loro e per i loro cari. Erano ebrei della discendenza di Abramo. Avevano assimilato la verità ed essa risuonava in ogni cellula del loro corpo. Voglio raccontarvi una cosa ammirevole, ma forse controversa. Qui fu presa la decisione che morissero tutti. Fu presa dai guerrieri e non dalle donne o dai bambini.
nelle ultime riunioni di soli uomini, le donne e i bambini non avevano idea di cosa stesse per succedere e di quali fossero i piani. Come sempre, si rivolsero ai loro capi affinché fossero loro a definire la strategia. Gli uomini, che erano guerrieri, uscirono dalla riunione finale avendo già stabilito le tempistiche della morte delle proprie famiglie. Sarebbe stata rapida e priva di ansia. Sarebbe successo ovunque, nella rocca e nello stesso momento, prima del tramonto. Il grande esercito romano, accampato da mesi sotto di loro, avevano costruito una rampa e stavano per fare breccia nelle mura della città. Ogni uomo uccise per primo la moglie, repentinamente, a sorpresa, senza che lei se ne accorgesse. Lo fecero con una lama, così la donna non avrebbe saputo che i figli sarebbero stati i prossimi. Capite? C'era orrore nel loro metodo. Il dolore sarebbe durato un paio di secondi, poi sarebbero stati con il Dio unico. Gli uomini lo sapevano. Essi avevano assimilato la verità fondamentale della vita e della morte e la gloria di Dio. Non fu un sacrificio doloroso per loro, perché tutti e 10 sapevano che presto anche loro avrebbero raggiunto le loro famiglie. Questa era la loro assimilazione della verità del Dio unico e della vita dopo la morte. Pensateci, per quanto sul momento possa essere stato doloroso per il loro cuore, ci fu gioia nella loro decisione. Non ci sarebbero state schiavitù e sofferenza a causa dei soldati romani che stavano per irrompere nella comunità. Le loro preziose mogli sarebbero state violentate e le donne non sarebbero state costrette a sapere dei bambini. Mai. Poi fu la volta dei figli, rapidamente, in quanto guerrieri sapevano come farla in fretta. E sì, ci fu dolore nel cuore, ma non si sentirono pianti provenienti dalle case, come forse vi fanno vedere nei film. Fu fatto con onore e in silenzio. Ci fu serietà, conoscendo l'amore di Dio e il loro linguaggio da Abramo, e i romani non lo immaginavano neppure. Gli uomini si riunirono e si occuparono uno dell'altro allo stesso modo, fino alla fine. Quando arrivarono i romani, si videro sottratto il profumo della vittoria. Non avrebbero mai immaginato che potesse accadere una cosa simile. Fu uno shock vedere quanti avevano deciso di essere con il Dio unico piuttosto che presi dai soldati. Un'altra cosa che non sapete è che molti dei soldati romani piansero mentre nessuno li guardava, perché in qualche modo sapevano di non aver conquistato niente e che avevano perso qualcosa di profondo della loro stessa vita. Ecco che cosa successe qui, e potete prendere questa informazione e piangere. Potete provare dolore per l'aspetto tridimensionale della vicenda, ma voglio che vi rilassiate tra le braccia dello Spirito e vediate la bellezza del pianto. Voglio che vediate l'onore con cui fu messo in atto e l'amore di Dio che tutti loro sperimentarono con questa morte rapida. Voglio che vediate questo posto in modo diverso da come forse vi è stato raccontato. Per adesso è abbastanza. Assimilazione. Riuscite a assimilare la vostra fede allo stesso livello? Oh, voi del pianeta monoteista, ve lo ripeto, è iniziato qui. E così è. Ora andiamo a vedere la lettera R, ricordare.
Chiedo scusa se non riesco a pronunciare bene il nome di questa città. Mizpegilingal. Giovedì 1 ottobre 2015, pomeriggio. Salve miei cari, io sono Crayon, del servizio magnetico. Abbiamo atteso a lungo per darvi questa canalizzazione e per oltre 2 decenni ne abbiamo parlato. A spizzichi e bocconi, adesso ci troviamo in un luogo dove possiamo onorarla in modo diverso. La lettera di questa canalizzazione, la R, che sta per ricordare. Ora, se non eravate qui quando il profeta Elia scese, come fareste a ricordarvelo? La risposta è che tutti voi avete, a un certo livello, la profonda storia umana all'interno della vostra Akasha. Non ve l'avevo mai detto così. L'Akasha umana è estremamente complessa e si collega e intreccia con altri umani, con altre anime e con il tempo stesso. Si può dire che esistono degli strati di rimembranza akashica. C'è la rimembranza animica individuale e la rimembranza planetaria, che è in relazione all'energia di Gaia. Alcuni di voi hanno effettivamente iniziato a risvegliarsi al potenziale di poter essere stati in questa zona nel passato. Non tutti voi, ma succede sempre quando portiamo molte persone in un'area o in un luogo che ha una tale energia. È come un profondo richiamo di un'energia passata e molti l'avvertono. Voglio che tutti voi ricordiate qualcosa che avvenne qui vicino e parleremo di nuovo di Elia. Per 2 decenni ho parlato di Elia e non per via del suo linguaggio ebraico, ma piuttosto per le lezioni che mostrò al pianeta sul Dio unico. Visualizzate per un attimo ciò che avvenne qui. Di tutte le volte che ho parlato di questa storia, quella di oggi è la più reale, perché ora vi trovate proprio su quella terra, vicinissimi al punto in cui ebbe luogo l'ascensione. Per un momento pensate a un maestro molto saggio. Elia fece molte grandi cose e lui era veramente saggio. E Dio lo conosceva, l'uomo che era suo discepolo e che un giorno ne avrebbe assunto il manto si chiamava Eliseo. Usiamo il termine manto per rappresentare tutto ciò che era Elia, la sua conoscenza e la sua saggezza. Pensate a una sorta di mantello, una veste che ci si poteva togliere e porre su un altro umano. Al momento del trapasso. Troverete l'intera storia nel Vecchio Testamento che racconta proprio questo evento accaduto non lontano da qui. Si può dire che le sacre scritture siano molto spesso la storia di un popolo. Questa storia è nel testo che voi chiamate Secondo Libro dei Re ed è una storia che Crayon racconta spesso. Elia sapeva che il suo tempo era al termine, ma sapeva anche che a livello di vibrazione, in quanto maestro, non sarebbe passato attraverso la morte. Vi domanderete: ma queste cose sono vere? Sono esatte? Perché non è documentato che alcun umano l'abbia mai fatto dopo Elia? La vera risposta è: certo che è stato fatto, ma non è stato documentato. Spesso ci addentriamo in questo tipo di insegnamenti sui tempi antichi e spieghiamo che a quei tempi su questo pianeta c'erano dei maestri che avevano una vibrazione di gran lunga più alta di quella che avete voi attualmente. Anzi, questo è proprio il motivo per cui essi venivano visti come maestri. Grazie a questo alcuni di loro vissero vite molto lunghe, il che portò direttamente a colui che chiamate il Cristo Maestro, anche egli discendente di Abramo.
In queste terre c'era bisogno di maestri della vibrazione elevata. Dovevano essere così perché erano esempi di un Dio amorevole che comunica, un Dio reale che si preoccupa di ogni singola anima. Era molto diverso da quello che l'umanità pensava a quel tempo. Il modo in cui gli umani vedevano la creazione era spesso di molti dei e, come vi abbiamo detto, gli ebrei portarono il messaggio del monoteismo sul pianeta. Elia era uno di questi maestri e aveva un livello di vibrazione molto alto. Egli sapeva di poter controllare il momento in cui avrebbe lasciato la terra e seppe quando arrivò il momento di andarsene. Come avvenne esattamente, lo sa solo lui, ma lui lo sapeva e lo seppe con sufficiente anticipo, tanto da dire a Eliseo di stare a guardare e scrivere ciò che aveva visto. Vi ho raccontato la storia molte volte ed è una storia esatta e vera, tuttavia essa coinvolge anche la natura umana. La percezione umana è una verità che noi inseguiamo e che Elia ci dimostrò attraverso la testimonianza di Eliseo. Era giunto il momento ed Elia disse a Eliseo di prepararsi a salutarlo e osservare il processo per trascriverlo. Elia gli disse: «Ho scelto il momento della mia dipartita e ascenderò». Come narra la storia, Elia si incamminò lungo la strada e ascese. È lo stesso terreno su cui vi trovate voi, il terreno che è qui oggi. Pensateci, voi siete qui dove è successo. Elia rimase lì per un po' e poi avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziò a trasformarsi e a prepararsi ad ascendere. E qui che di solito arriva la domanda: a che punto Dio scese a prendere Elia? Fu allora? La risposta è no. Quindi continueremo secondo la trascrizione di Eliseo. Egli rimase a guardare con i suoi occhi le cose multidimensionali che avvenivano di fronte a lui. Multidimensionali perché quello che vide non era nella 3D. È in questo modo che tutti gli umani vedono o percepiscono un'energia divina. Persino il loro veto ardente, la storia di Mosè, fu una manifestazione della profezia delle 3D umane. Era un roveto in fiamma che non si consumava. Era più che un semplice cespuglio. Qualcuno dice che aveva una forma, una voce angelica, ma non fu mai 3D. La trasformazione ebbe inizio e se volete sapere che cosa accade, a quel punto si verificò. Credo che neppure Eliseo conoscesse il significato di ciò che vide, ma assimilò tutto quanto e lo guardò succedere. La prima cosa che vide fu la luce. Era una luce brillante, come non ne aveva mai viste, e gli ferì gli occhi. La luce si manifestò intorno a Elia, sul terreno dove si trovava. Domanda, di nuovo, fu in questo momento che Dio scese a prendere Elia? La risposta è no. La storia prosegue perché con la sua percezione Eliseo iniziò a vedere delle forme e persino delle cose che ora possiamo dirvelo avevano un significato numerologico. Una delle cose che vide fu una ruota. Non vide solo una ruota, vide una ruota dentro una ruota. Ora, quella era la sua percezione multidimensionale, perché non c'è nessuna ruota, ma Eliseo venne mostrata così potesse capirla in seguito. È importante dirvi che anche il profeta Ezechiele vide una ruota per lo stesso motivo. In realtà è una cosa poco nota che anche Eliseo la vide e non tutte le storie lo raccontano. Tuttavia io c'ero. Il significato, il cerchio o la forma del cerchio è la forma perfetta e la troverete in tutto quello che è la storia spirituale. E anche la forma dell'aureola, il cerchio più grande che egli vide, rappresentava l'amore senza fine
è la purezza di Dio. Non c'è inizio e non c'è fine in un cerchio perfetto, ma Eliseo vide due cerchi, uno dentro quello più grande. Quello intero rappresentava l'anima dell'essere umano ed era un cerchio senza inizio né fine, proprio come la vostra anima. Leggermente più piccolo del cerchio grande che lo circondava, il cerchio intero divenne uno con quello grande, l'uno con l'altro. Questa nuova singola unità iniziò a trasformarsi in qualcos'altro ed Eliseo disse che sembrava un carro con le ruote. Dava l'illusione di un cavallo tirato da tre cavalli bianchi. Dovete capire la numerologia del 3. Il 3 anticamente rappresentava un'energia catalizzatrice. Un catalizzatore è quello che modifica sempre le cose intorno a sé. Con tre cavalli bianchi e un carro, il significato era che Elia stava per andare da qualche parte. Eliseo definì il carro con l'Elia all'interno Markaba. Ora, questa parola in ebraico significa cavalcare. Il carro dell'ascensione fu allora identificato come Markaba affinché fosse comprensibile a tutta l'umanità. Con l'ascensione di Elia, Eliseo identificò l'impronta sacra spirituale dell'essere umano, la multidimensionalità della sacralità dell'essere umano, visto dalla 3D, e gli vide le parti sacre di Elia manifestarsi proprio sotto i suoi occhi. Per la terza volta si chiederà: e adesso che Dio Onnipotente, il Creatore dell'universo, viene finalmente a prenderlo? E la risposta è no, perché quello che Eliseo vide dopo fu il carro e tutto ciò che conteneva a scendere insieme, e li vide il maestro Elia scomparire in cielo. Quindi la lezione conclusiva è la più importante, quella che vi sto raccontando da più di 20 anni, e che voi siete Dio. Dio non aveva bisogno di scendere a prendere Elia, perché Dio era in Elia. L'energia che Elia possedeva era forte e sufficiente sacra da portarlo fino in cielo. E dentro di voi, miei cari, l'energia del Creatore è dentro di voi. Non è quello che Dio fa per voi o con voi o a voi. Voi avete Dio dentro. La vostra ascensione, il momento di passaggio per ogni singolo umano, è uguale. Ve ne andate per conto vostro e ascendete per conto vostro. Questa fu la grande lezione del maestro Elia, impartita non lontano da qui. Fu presentata l'intera idea della Markaba, che mostrava anche la numerologia del cambiamento dell'anima umana. Il 3 rappresenta il fatto che l'anima ritorna e cambia sempre, non va da qualche parte per rimanerci, non più di quanto lo faccia la vostra relazione con Dio, cambia sempre. Il vostro rapporto spirituale cambia con voi. Il Dio di Abramo oggi è sempre la stessa energia, ma il rapporto che Dio aveva con Abramo è cambiato moltissimo, diventando il rapporto che avete voi oggi con Dio. E questo è il cambiamento, questo è il catalizzatore, e il 3 rappresentato dai cavalli che trainavano la Markaba. Ho aspettato molto tempo di trovarmi dove tutto avviene per rivelare infine alcune delle bellissime metafore mostrate da Elia. Eliseo trascrisse tutto con tale chiarezza che dopo tutti questi anni abbiamo potuto darvi queste informazioni. Rimanete a onorare questa storia perché avvenne non lontano da qui. Stesso Dio, stessa terra, stesso posto. Riflettete su queste cose. È bellissimo. E così è. Crayon.